cambiato tantissimo la vita, perché se in realtà noi abbiamo sempre frequentato la musica, pur rimanendo per tanti anni nell'anonimato generale, è chiaro che X Factor ci ha dato la visibilità tale per cui adesso uscendo da casa la gente ci riconosce in mezzo alla strada, quindi questa è una rivoluzione stata nella nostra vita, quindi noi sicuramente dobbiamo ringraziare la vetrina di X Factor. Ma è vero che voi siete molto maniaci e pignoli? Maggio! Sì, è una delle nostre caratteristiche. Comunque, per rispondere ad Alessia, la nostra vita è cambiata perché non siamo mai a casa, siamo in giro per tutta Italia. Ci fa piacere però, eh? Bene, scusami. Non vediamo più i nostri genitori, diciamo, pochissimo. Ah, non li vedete più? Poco. Però so che loro sono contenti. Fa almeno gli sporcavate, devono rifare il letto, i vestiti da lavare. Domanda per gli Aaron Quarter. Ciao, sono Fabrizio. Ciao, da Firenze. Volevo sapere se state lavorando a delle canzoni inedite e se quando uscirà un vostro album di inediti. Guarda, apprezziamo molto la domanda e ti ringraziamo per avercela fatta, perché in realtà ci tenevamo anche nel corso di questa serata a dirlo. Noi stiamo lavorando, sì, assolutamente, a un disco di inediti che in realtà non sappiamo dirti quando uscirà di preciso, sicuramente massimo per gli inizi del 2009. Stiamo scrivendo delle nostre cose, di pari accordo con la nostra casa discografica, stiamo pensando ad un lavoro di interscambio di idee tra noi e loro e autori rinomati, insomma, che proporranno delle loro cose, quindi da questo lavoro di interscambio di idee verrà fuori un disco di inediti che speriamo di poter promuovere con dei live veri e propri, con concerti veri e propri, con una band di supporto nell'inverno prossimo. Bene, allora magari sentiamo anche gli altri ragazzi con i loro progetti. Passate pure il microfono, Ilaria.